qui al Teatro del Baraccano con Giabattista Gioccoli per parlare di atti sonori e delle attività che svolgono, nello specifico del Barbiere di Siviglia Fumetti, che è uno spettacolo che è andato in onda il 19 agosto, se non sbaglio. E dunque, direi di iniziare subito. Giabattista, ci racconti com'è nata l'idea di questo progetto? Sì, e Atti Sonori si occupa di teatro musicale da camera, intendendo da camera quei progetti che hanno una dimensione ridotta e che possano, attraverso questa dimensione ridotta, andare in luoghi anche non prettamente teatrali o lirici o di spettacolo dal vivo. Questa è la nostra vocazione. Siamo qui dal 2010, cioè da quando questa ex chiesa sconsacrata è diventata un teatro, e cerchiamo di collaborare con tutti i soggetti che in qualche modo avvengono in contatto con la nostra attività. Fra questi soggetti c'è il Festival Nipop dell'Università di Bologna, il Festival Nipop che è un festival di cultura giapponese. È venuta da parte loro la richiesta di che cosa avremmo potuto fare insieme, e pensando a una mia vecchia passione, al fumetto, e quindi al fumetto manga, il fumetto giapponese, ho pensato di proporre una coproduzione sul teatro musicale italiano, e quindi sul Barbiere di Siviglia, raccontando la storia attraverso il manga. La scelta è dovuta al fatto di aver scoperto sul Barbiere di Siviglia una partitura inedita, una partitura di Vincenzo Gambaro, che è un contemporaneo di Rossini, che per fare un omaggio al grande Rossini, ai tempi di Rossini, aveva scritto una suite solo per strumenti a fiato. Da questa scoperta della partitura allo studio è la creazione di un nuovo organico, fatto apposta per la mia orchestra, per i miei componenti dell'orchestra. Lo spettacolo come funziona? Cioè, in che modo i disegni supportano la musica? Sì, allora, la prima cosa importante da dire su questo spettacolo e sui fumetti manga è che c'è una scommessa, e cioè raccontare una storia, e in questo caso la storia del Barbiere di Siviglia, senza parole. Quindi è un fumetto manga un po' particolare, nel senso che non ha i famosi balloon, non ci sono parole, non ci sono testi. Ci siamo basati sulla potenza espressiva del fumetto, cioè per me un'immagine, una tavola ferma, ha già in sé tutta la scena che si vuole raccontare. Ovviamente ci vuole una disponibilità, e siccome questo progetto è nato molto anche nei confronti dei ragazzi e dei bambini, sappiamo che è il pubblico più disponibile, perché ha la mente fresca e disponibile a cercare la magia in una tavola ferma, cercare l'animazione in una tavola ferma. Scenotecnicamente abbiamo l'orchestra che, invece di essere in buca nel golfo mistico, come si dice, in orchestra, cioè dove non si vede, l'orchestra è un oggetto scenico, quindi è in scena. Sopra le teste degli orchestrali c'è questo mega schermo, che non è tanto uno schermo, ma è un fondale. Cioè, questo spettacolo funziona se le proiezioni non sono una diapositiva o un effetto conferenza, ma sono a tutto fondale, quindi sono dei veri fondali scenografici, sono delle scenografie videoproiettate. È il disegno manga che, con le sue innumerevoli sfumature, diventa teatrale esso stesso. Parlando di ragazzi, il progetto è stato pensato anche per avvicinare i giovani alla musica lirica. Avete avuto dei buoni riscontri? La cosa particolare e bellissima per noi, il 19 agosto appena passato, il giorno in cui la serata del debutto qui nel cortile del Baraccano, dove noi facciamo la stagione estiva, il pubblico era, e lo sappiamo dalle prenotazioni, dai biglietti venduti, andava dai 16 anni agli 83 anni. Questa è stata una piccola scommessa vinta, cioè quello di creare un rito a teatro, ma un rito che abbracciasse diverse fasce d'età, e l'idea di portare a teatro tutti insieme nello stesso momento. Questa è stata la scommessa vinta. La nostra attività per le scuole si basa su una produzione affiancata da un laboratorio, e in questo caso appunto le scuole hanno apprezzato molto l'idea di far vedere lo spettacolo, fare un laboratorio manga durante l'anno. E la cosa interessante è che il laboratorio manga sarà sui personaggi del Barbiere di Siviglia, e cercheremo di mettere in scena alla fine dell'anno lo stesso spettacolo con una selezione dei manga dei bambini. Questo porterà il bambino ad avvicinarsi a una forma d'arte, avvicinarsi al Barbiere di Siviglia e magari un domani a diventare un abbonato di un teatro. Giabattista, io ti ringrazio, e voi, se volete seguire le attività del Baraccano, vi invito a consultare il sito internet www.teatrodelbaraccano.com. E vuoi aggiungere qualcosa? No, vi ringrazio te, ringrazio lo staff di Flash Giovani per essere stati qui, vi invito anch'io alle nostre attività e soprattutto a vedere questo Barbiere a fumetti, che avrà sicuramente una storia molto lunga,
soprattutto e non solo in Italia, ma anche in Giappone.